Buonasera, buonasera a tutti, sono Claudio Sanita, Comitato Notav Terzo Valico ad Arquata. Il commissario ha la mission di far eseguire l'opera, noi come capite che siamo il comitato contro abbiamo la mission di non farle eseguire l'opera. E vi spiego perché abbiamo, come dire, siamo convinti che questa opera non debba essere fatta, perché nel nostro territorio questa opera significherà la messa a rischio dell'acquedotto. L'acqua, quel bene primario che abbiamo salvato di recente con il referendum, nella nostra terra, ad Arquata Scrivia, scrivono sul loro progetto, perché non bisogna raccontare delle balle, basta riportare i dati ufficiali che loro scrivono nei progetti, che i nostri acquedotti saranno a rischio. E nella delibera del CIPE viene scritto che nel momento in cui dovessero intercettare le nostre falde acquifere, se non sarà ancora stato fatto il nuovo acquedotto, di cui ovviamente non c'è traccia, non c'è progetto, forse la popolazione di Arquata Scrivia, il comune qua sotto di voi di 6.000 abitanti, rimarrà per mesi con un problema di emergenza idrica. Noi pensiamo che quest'opera non debba essere fatta, perché dopo la tragedia dei morti di Casale Monferrato, sappiamo che lo smarino che verrà tirato fuori da queste montagne contiene amianto. Perché, caro sindaco di Voltaggio, lei sa bene che il progetto di cui prima parlava dell'eolico, ci sono stati dei campionamenti, ci sono stati dei sondaggi, e 9 su 10 di questi sondaggi hanno detto chiaramente che c'è una presenza di amianto fino a 10-100 volte limiti massimi di legge consentita. E allora, caro sindaco, io penso che sulla salute dei cittadini non ci può essere nessuna forma di compensazione, perché io penso che quando fra 30 anni, nel momento in cui l'amianto dovesse essere sparso non solo per la Vallemme ma per tutta la provincia d'Alessandria, perché sappiamo che le cave saranno dislocate in tutta la provincia d'Alessandria, quando poi ci sarà da piangere le persone ammalate di asbestosi, le persone ammalate di mesotelioma, le persone ammalate di calcinoma, allora forse le compensazioni non saranno state sufficienti. Noi siamo convinti di una cosa, e ne siamo convinti perché pensiamo di averlo studiato, a fondo il progetto, e ci permettiamo di dire che forse lo conosciamo anche un po' meglio di chi questo progetto l'ha presentato. Vi voglio dare un dato che è questo. Questo progetto dicevano che eravamo a 6 miliardi e 100 milioni di costo. Siamo arrivati a 7 miliardi. Sapete che ultimamente ci hanno tagliato le pensioni, hanno detto a tutti noi che dobbiamo andare in pensione più tardi. Bene, quel taglio alle pensioni ha fruttato 6 miliardi. Avessero deciso di non fare il terzo valico, forse non bisognava fare il taglio alle pensioni. E permettetemi di aggiungere l'ultima cosa e poi lascio spazio agli altri. Sono un ferroviere, lavoro in ferrovia, conosco lo stato disastroso in cui si trovano le ferrovie e chiunque si trova a fare il pendolare credo che sia ben consapevole che in questo paese esiste in priorità la priorità per il trasporto ferroviario di questo paese, che le linee esistenti vengano ammodernate e che le persone che viaggiano per lavoro, viaggiano per studiare, possono arrivare in orario ai loro posti di lavoro e ai loro posti di studio. Guardate, un centimetro di terzo valico costerà 1.300 euro. Un centimetro di terzo valico vale di più, se siete fortunati, del vostro stipendio mensile. Noi pensiamo che questo sia uno scempio, noi siamo contro l'idea dell'alta velocità, siamo contro il terzo valico e lo diciamo qua, pubblicamente, davanti a tutti, col nostro volto e con la nostra faccia. Noi quest'opera non ve la lasceremo costruire, perché la nostra salute... marzo la SOMS di Arquata Scrivia, il movimento Notav Terzo Valico, lancia una grande assemblea popolare per decidere e discutere tutti insieme di come fermeremo le ruspe nel momento in cui dovessero iniziare i lavori, perché non è il tempo di essere sudditi e di stare a ascoltare le cose che ci raccontano i signori condannati per truffa aggravata a danni dello Stato, ma è il momento di organizzarci, manifestare e fermare quest'opera inutile.